Sound Dodger Plus propone un'interessante sfida casual nella quale il giocatore dovrà evitare accuratamente di essere colpito dai proiettili e dalle forme geometriche che cercheranno di investirlo da ogni lato. I livelli dei nemici sono generati proceduralmente in base alla musica. Il gioco comprende di suo già 23 tracce, ma è possibile creare i propri livelli con l'editor apposito oppure aggiungere la propria musica personale per affrontare sempre nuovi livelli e nuove sfide. Sound Dodger Plus metterà alla prova i vostri riflessi e la vostra abilità, incarnando il perfetto titolo per i brevi momenti di tempo libero. I made plenty of promises to win this term, but it was the wealthy that paid my way. Questo mese è arrivato il terzo capitolo di uno dei più complessi gestionali simulatori politici oggi esistenti, Democracy 3. Il titolo ci mette nei panni di un capo di Stato nel tentativo di guidare il nostro paese nel miglior modo possibile. L'approccio iniziale con Democracy 3 potrebbe essere un po' impegnativo, ma una volta prese le meccaniche si entrerà effettivamente nei delicati rapporti che legano ogni aspetto di un paese democratico, come ad esempio la gestione del crimine, dei rapporti con i sindacati dei lavoratori, delle tasse, dei sussidi ed in generale del budget da ripartire nel modo migliore. Democracy 3 richiede impegno ed edizione, inoltre con la possibilità di introdurre nuovi stati attraverso i mod, si rivela essere un titolo molto longevo. Il famoso studio di sviluppo Double Fine ci propone un titolo in accesso anticipato intitolato Space Base DF9, nel quale dovremo fondare, costruire e gestire un'intera base spaziale nella quale gli astronauti, umani o alieni, potranno vivere e lavorare. Dovremo progettare tutti gli ambienti, installare i macchinari necessari alla sopravvivenza e l'equipaggiamento necessario allo scavo degli asteroidi, senza dimenticare anche aree relax e di socializzazione. La nostra stazione sarà spesso messa in pericolo da eventi esterni o da visitatori malintenzionati. In questi casi dovremo essere in grado di rispondere alla minaccia e di limitare al minimo i danni. It is only a matter of hours until we can finally give the Organon the signal to go ahead and blow up our home planet. The good news is, due to this delay, the water slide will stay open for now. Dedelic Entertainment ci porta finalmente l'ultimo capitolo della trilogia della prestata avventura grafica umoristica Goodbye Deponia. In questo ultimo capitolo l'Organon vuole distruggere Deponia e toccherà ancora una volta all'imbranato Rufus risolvere la situazione, solo che questa volta di Rufus non ce ne sarà solo uno, ma ben tre. La trilogia di Deponia ha raccolto il favore della critica, ma soprattutto del pubblico, sia dei veterani delle avventure grafiche in 2D, sia dei novizi. Thames from Deponia. Rufus and Gol are now closer to reaching Elysium than ever before. I will use my amazing resemblance to Cletus to sneak on board, together with Gol. Trouble is, the planet keeps on coming very close to being blown up right beneath their feet. Sparkle 2 Evo arriva anche su PC attraverso Steam, proponendo al giocatore l'esperienza onirica e rilassante della crescita e dell'evoluzione di un semplice microorganismo che deve trovare cibo all'interno di un mondo selvaggio e difendersi dagli attacchi dei predatori più aggressivi. Crescendo gradualmente si avrà la possibilità di scegliere quale via evolutiva percorrere e di passare da preda a predatore. Sparkle 2 Evo integra questo gameplay semplice nelle sue basi con un comparto tecnico unico nella sua interpretazione delle forme e dei colori, il tutto condito da una colonna sonora tranquilla e riflessiva.